Arcieri, musica, spettacoli di fuoco e voli di rapaci. Oltre 1000 figuranti sono pronti ad animare le vie del centro storico di Fossombrone per la 21esima edizione del Trionfo del Carnevale. L'evento, che torna dal 26 al 28 maggio, prenderà il via venerdì alle ore 18.30 con l'apertura delle locande. Il pubblico in queste tre giornate potrà assistere a spettacoli itineranti oppure potrà tuffarsi nel clima rinascimentale delle vie del centro storico, poiché potrà ammirare antichi mestieri, oppure i bambini potranno svolgere giochi rinascimentali, oppure ci potrà essere anche l'occasione di poter visitare gli accampamenti rinascimentali. Grazie al gruppo storico della Pandolfaccia di Fano, agli arcieri di Mondavio e ai tamburi e le chiarine di Fossombrone. Sabato alle 14 è prevista la sfilata di rioni, borghi, ville e castelli in corso Garibaldi. Alle 15 poi, dopo il saluto degli anziani e il campaccio, inizieranno i giochi storici. Dalle 16 alla mezzanotte sono previsti spettacoli itineranti, cene nelle locande, corteo storico, danze e grandi esibizioni degli acrobati del borgo e di Toy Eye. La domenica invece si riparte alle 9.30 con il palio dei bambini per poi proseguire dalle 14 con la sfilata dei rioni, i giochi storici, spettacoli e la gara equestre per la conquista del palio del Cardinale. Il programma completo è consultabile sul sito e sulle pagine social del Trionfo del Carnevale. Ci tengo a ringraziare il Comune di Fossombrone per la proficua e continua collaborazione, la stazione dei Carabinieri di Fossombrone e il Comando della Polizia Municipale Locale per la continua anche qui collaborazione, tutti i volontari che ci danno una mano prima, durante e dopo la manifestazione e il direttivo che ho l'onore di presiedere, con il quale stiamo preparando questa manifestazione da diversi mesi. Spero di non aver dimenticato nessuno, qualora così fosse mi scuso già da ora. Quindi anche quest'anno ci saranno tante persone che daranno vita al centro storico della sua città. Sono stupito e cerco di essere un cittadino che mi immagino che sia di un'altra città, che vede per la prima volta uno spettacolo del genere con l'occhio critico, ma in fondo esco fuori un po' commosso, no, da questo tripudio di energia, quindi mi rende orgoglioso. Poi mi rimedesimo sindaco e sono profondamente orgoglioso di questa comunità.